Malgrado il divieto a manifestare per il 1° maggio da parte del premier turco Recep Tayyip Erdogan, diversi sindacati hanno sfidato la decisione dell'esecutivo a piazza Taksim, a Istanbul, simbolo delle proteste antigovernative. Spiega il nostro corrispondente. La tradizionale parata sindacale è stata cinta da un cordone di polizia. Le forze dell'ordine hanno permesso ai media, ma non alla gente, di assistere. Per questo le manifestazioni sono degenerate in scontri con le forze dell'ordine che hanno disperso a colpi di cannoni ad acqua e lacrimogeni centinaia di persone che cercavano di partecipare all'happening dei sindacati. Imponente il dispositivo di sicurezza con oltre 40.000 agenti per impedire manifestazioni su piazza Taksim. Già all'alba, nei quartieri di Sisli e Beşiktaş, le forze di sicurezza hanno bloccato i dimostranti in marcia con i blindati. Alle 7 gli scontri si sono estesi a decine di punti nella città e tutti gli accessi alla piazza sono stati chiusi.